Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IG Vault è il sito che va per voi e con il codice FUTITALIACHANNEL avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Bentornati ragazzi, qua è Leo di FUTITALIACHANNEL e siamo qui con il 20° episodio del nostro Skillando si impara. Siamo qui con il nostro primo giocatore francese, ovvero Hatem Ben Arfa. Giocatore del Nizza che si presenta col suo 79 di overall, 3 stelle di piede debole, 5 naturalmente, di massa abilità, 78 velocità, 79 tiro, 78 passaggio, 86 dribbling. Sicuramente la statistica che risalta agli occhi, e 71 di fisico, che non è male per un esterno. Normale basso di rendimento, insomma un'ala molto interessante. Con Nicolò, come potete vedere a questo screen, siamo riusciti alla fine a arrivare a una formazione. Non è stato facile perché comunque riuscire a fare un all-in-quested non è facile, lo capisco benissimo. Abbiamo fatto un'ibrida tra Ligue 1 con l'unico Ben Arfa, Barclays Premier League, Serie A con la coppia di difensore centrale Juan Jesus Miranda, e in porta abbiamo un giocatore della Liga BBVA che è Diego Alves. Come potete vedere abbiamo anche la versione IF di Bolasie. Abbiamo potuto sbloccare perché abbiamo sbloccato tutti i giocatori sotto il 79, quindi il prossimo giocatore sarà D'Alessandro, che è un 80, e quindi possiamo sbloccare le versioni IF, in realtà anche di Ben Arfa, però la prima versione che dobbiamo usare è quella normale. Quindi proveremo anche questo Bolasie IF come trequartista, e inoltre abbiamo altri 3 con 4 stelle di massa abilità, ovvero Sterling, Remy e Payet. E siamo pronti per le nostre 3 partite. Abbiamo iniziato nello scorso episodio la divisione 3 con una sconfitta purtroppo, e quindi vediamo in questo episodio di migliorarci, magari fare almeno 7 punti, sarebbe un buon obiettivo. Ecco qua la squadra, il nostro avversario ha una Liga BBVA con Jackson Martinez, con Conflianca, Feghouli, anche un buon centrocampo con Koke, Isco, Rakitic, Pepe, Varane, Alba, Danilo, Ter Stegen, una bella squadra. Sterling subito. Mamma mia Sterling. Cosa fa? Cosa fa Sterling subito? Mamma mia. Palese, dai Sagna. Che non sei velocissimo e ti fai fregare. No, non ci credo, dai. La prima occasione che c'ha, tira di merda, il portiere gliela respinge sui piedi. 1-0 per l'avversario. Ma come? Buono lì per Sterling. Perfetto. Dai lì nel mezzo per Remy. Girati. Dai ancora Sterling. Il tiro a giro Sterling. 1. Va bene così, senza skill, perché comunque questo avversario è forte e dovevamo recuperare un gol. Per Remy. Ci può arrivare? Il portiere è fuori? Il pallonetto di Remy? Sì, così! 2-1! Like Remy al 44esimo e siamo in vantaggio, grandi ragazzi! Finisce al primo tempo sul 2-1, ottima comunque la prestazione, peccato perché il gol preso all'inizio, poi per il resto abbiamo giocato veramente bene. A Ben Arfa, ancora per Remy? Remy no! Non puoi sbagliare! Se non la prende? Forse no, forse no. Buono il controllo, buono il tiro. Stavo esultando, non devo esultare prima che entri. Buono Remy. Stoppati, dai, lì entra ancora. Grandissimo Remy con questa azione che però spreca con un tiro di merda. E chiudere lì, ragazzi. Che è tutto sto spazio? Cos'è tutto sto spazio? Grande chiusura. Via sta palla di testa. Via, ho detto via. Non ci credo. Bravo, Diego Alves. Vai per Ben Arfa, corri te. Vai Ben Arfa, non c'è il portiere. Il tiro di Ben Arfa e c'è il 3-1. Hatem Ben Arfa all'esordio, segna anche lui al 90esimo. Partita chiusa e 3 punti in saccoccia. E finisce la partita sul 3-1. Grande vittoria comunque, visto come era iniziato con quel gol dell'avversario. Comunque più o meno l'unica azione che è riuscito a fare. 5.000 crediti che ci aumentano il nostro budget, e andiamo a cercare il nostro secondo avversario di oggi. Ah, non ve l'ho detto, ma questa squadra mi è costata circa 180.000 crediti, quindi una squadretta non da poco, soprattutto per Bolasie che costa dai 130-140.000 crediti. Naturalmente va nel budget perché non è la versione normale, quindi purtroppo rientra nel nostro budget. Poi comunque Sterling, Fabregas, giocatori da 10-20.000 crediti, che hanno aumentato un po' il costo totale di questa squadra. Intanto abbiamo trovato l'avversario, guardiamo che squadretta ha ancora. Una BBVA con ancora con Conopianca e Jackson Martinez, questa volta a destra a Griezmann. Buono lì per Payet. Payet col tiro! Payet 1-0 al 12esimo. L'apre lui e ci va bene così. Buono Ben Arfa, come se ne va? Come se ne va Ben Arfa? Può cercare il tiro! Buono Remy.
Lì per Payet per la doppietta! Dimitri Payet, 2-0. Poco dopo il trentesimo, poco dopo la mezz'ora, un più 2 di vantaggio. Adesso cerchiamo di fare qualche gol più bello, perché comunque pochi skill goal. Però d'altronde in divisione 3 non è facile giocare skillando e vincere. Oddio, traversa, prendetela. Oddio, via, via sta palla, via. Mia. Vai Ben Arfa, anzi Payet. Palo di Payet. E finisce anche qua il primo tempo sul 2-0. Dai Sterling, buono Sterling. Entra in aria Sterling, la botta di Sterling. Non ha respinta traversa. Come fai a sbagliare? Bravo Ben Arfa. Buono Ben Arfa. Ancora Ben Arfa. Ancora Ben Arfa. E però ce l'ha parata. I difensori non riescono a fermarlo. Fabregas in mezzo a 20. Fabregas col palo. Buono lì. Forse non è fuori gioco. Si può andare col pallonetto. No, non era fuori gioco. Peccato. Un touch dribbling di Sterling. Ancora Sterling. Il tiro. Peccato. Buono Payet. Per Remy. Che si deve girare. E deve tirare. Remy. Palo. Vai Bolasie. Traversa. Non ci credo. E finisce la partita ancora sul 2-0. Purtroppo non siamo riusciti a fare altri gol, però ho preso pali, traverse, gol mangiati incredibili. Ma comunque grandi azioni nel secondo tempo. Mi sono divertito molto a giocare con questa squadra. Però abbiamo ancora un'altra partita, e quindi ci eravamo prefissati di fare 7 punti, però anche 9 non sarebbero male. Come vedete siamo a 6 punti in divisione 3. Con altri 6 punti ci salviamo, con altri 12 ci promuoviamo e con altri 15 vinciamo il titolo. Ecco qua il nostro ultimo avversario, una Barclays con Agüero, Yaya Touré, Depay, Ibarbo. Ibarbo, perché Ibarbo? Sì, che è? Oh, dai! Ma ha fatto un tiro a casa e gli va sempre così. Come nella prima partita, il primo tiro. Naturalmente Diego Alves ce l'ha avuta sul piede di Yaya Touré in questo caso. Ah, era un tiro senza senso. Dai, prendila! Non ci credo che gli vada sempre a lui, meno male, l'ha presa sulla linea. Buono così! Rimmer un tiro. Pigiato quadrato apposta nel mezzo per tenerla tesa. No, non ci credo. Non ci voglio credere! Oh, ha vinto 10 rimpalli! Meno male ha fischiato. Va bene, va bene! Ma cos'è? Ma non può tirare in questo modo. Vabbè che Agüero. Però c'aveva il giocatore nel mezzo. Il portiere comunque era sul palo. Non può fare fallo gol, dai, è illegale. E naturalmente mi prende palla con l'ultimo uomo. E naturalmente fischia anche la fine. 2-0, dai così, vai. Oh, che cazzo. Ma è 20 volte che mi fiaccia da dietro. Stavolta lo prende il rosso. E che cavolo, ben ti sta. Buono lì. Vai Remy sul primo palo. E la leva Courtois. La leva, la buttano tutti dentro la porta. Lui la leva. Cos'è? Cos'è sta roba Remy? Che cazzo di finta di merda hai fatto? Buono Ben Arfa. E gli tira in bocca. Finisce qua sul 2-0. Incredibilmente. Anche con l'uomo in meno. Cioè, è impossibile. Sembravano 20 suoi. Correvano il doppio dei miei. Quindi vabbè, naturalmente, come ogni volta, chiudiamo l'episodio con una sconfitta. 7 tiri in porta io, 6 lui, 2-0. Giusto così. Comunque abbiamo fatto le nostre 2 vittorie in divisione 3. 2 vittorie e 2 sconfitte. Non va per niente bene come cammino, perché ne possiamo fare minimo, no scusate, massimo 3 per vincere il titolo, massimo 4 per poter passare. Quindi possiamo fare solo altre 2 sconfitte, massimo, però le altre dobbiamo vincerle su 6 partite rimanenti. Ricordo che il prossimo skiller sarà D'Alessandro, quindi cercate di trovare una buona ibrida per lui e per gli altri skiller che abbiamo già sbloccato. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.